SIGEP 2024 continua, siamo allo stand di Brazzale S.P.A. e ci troviamo in compagnia del maestro Gino Fabbri. Buongiorno Gino e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, buongiorno. Noi abbiamo qui raccolto già tante testimonianze per la bellezza e la bontà, oltre che l'utilità dei prodotti Brazzale. Gino Fabbri ci spiegava poco fa l'importanza di burri aromatizzati e la ricerca che Brazzale va a inserire nei suoi prodotti, che sono veramente di una altissima gamma. Beh, intanto il burro Brazzale noi lo utilizziamo anche per dei lievitati, ma non solo, il burro è molto versatile. Il burro in pasticceria naturalmente va benissimo per quello che riguarda il dolce, ma in questo caso Brazzale ha preparato anche dei burri aromatizzati oltre alla vaniglia o alla frutta o altri elementi, ma soprattutto anche nella cucina. Ma noi tocca la pasticceria salata. Guarda caso che il burro aromatizzato con rosmarino, per dirne una, ma tanti altri tipi di burri, per esempio anche al salmone, possono essere utilizzati nella famosa pasticceria salata. Vuoi il panettone gastronomico, vuoi le tartine, vuoi dei volouvan, vuoi dei salatini, ce n'è a miriade nella pasticceria salata degli elementi dove possono essere utilizzati questi burri, che sono burri non buoni, ma eccezionali se utilizzati nella giusta maniera. Perché? Perché non hanno additivi, non hanno nulla, perché sono completamente naturali, ma lavorati con quel valore aggiunto. Qual è? La tecnologia, perché adesso la tecnologia mette a punto dei prodotti che solo qualche anno fa erano impensabili da poter ottenere senza additivi. Gino, c'è una massima sul sito dell'Accademia di cui sei vicepresidente, l'APEI, l'Accademia per i pasticceri per l'eccellenza italiana, e la massima dice: il dolce deve essere non solo buono ma anche bello, esteticamente invitante e coinvolgente. Assolutamente. Vedi, il discorso che noi abbiamo come tema è: i nostri cugini lavorano con prima la bellezza rispetto a tutto il resto. Noi abbiamo in Italia, abbiamo la bontà e quella ci deve essere. A noi ci manca quel tocco che è la bellezza. L'estetica piace a tutti, anche a quelle persone che dentro di loro non hanno mai il coraggio di ammetterlo, perché sono davanti a un prodotto bello, sono invitati, ma non metteranno mai a luce o diranno semplicemente: l'ho preso perché è bello. Ma il bello piace a tutti. Poi arriva il buono, guai se un prodotto è solo bello e non fosse buono. Il buono deve esserci di partenza, non lo dobbiamo mettere nemmeno in discussione. Quando il pasticcere italiano saprà essere capace di mettere in moto questa bellezza, questa eleganza, questo colore, questa fantasia, l'estro che è tipico italiano, e lo riuscirà a portare a termine e nella finitura di un dolce, nella finitura di un pasticcino, nel decoro finale, beh, allora saremo diventati veramente dominatori, come diceva Paul Bocuse. Paul Bocuse negli anni 70, quando diceva: quando i cuochi italiani, quando gli chef italiani riusciranno a capire le materie prime che hanno a disposizione, noi francesi ci tireremo da parte. Ecco, lui aveva ragione. Ancora adesso però il francese riesce ancora a dominare. Gino, tu sei da oltre 50 anni proprio con le mani in pasta. Avrai realizzato milioni di pezzi di dolci e tantissime varietà, con tutte le variabili del caso, ma da consumatore, il tuo dolce preferito qual è? Beh, il mio dolce preferito è, pur facendo tanti dolci particolari,
cremosi, sfogliati, friabili, morbidi, tutto quello che vuoi, ma alla fine, come dicevo in un'intervista di tanti anni fa, beh, il dolce del cuore, il dolce preferito è la ciambella casalinga che faceva mia nonna in casa, una ciambella che comunque fa parte del discorso della memoria, della storia che avevo da bambino. Ecco, quello era il dolce che io sicuramente ancora amo e che ancora mi ricorda l'amore di casa. E avremo altre occasioni per dialogare con Gino Fabbri di tanti argomenti legati proprio a questa materia. Gino Fabbri, il maestro pasticciere vicepresidente di APEI, oggi con noi su Horeca TV. Grazie Gino. Grazie a voi, grazie veramente della partecipazione e buona fiera a tutti.